guarire. Buongiorno a tutti, eccoci qui in un nuovo video sui pavoni ingrifati e su Nuclealtron. E siamo tornati al punto in cui continuiamo a morire, cioè nella quinta parte di questo gioco. Siamo all'inizio, vediamo se riusciamo a superarla. Ho preso sempre Crystal, con un potere diverso, che ho scoperto che si possono avere diversi, diciamo, poteri, corone vengono chiamate, cioè che quando muoiono i nemici avrò meno tempo per prendere l'esperienza o comunque gli equipaggiamenti, i drop che mi lasceranno, però saranno avranno più valore. Voglio vedere se così magari saliamo di livello più facilmente, guadagniamo più oggetti e così magari riusciamo a concluderlo. Vediamo, siamo alla quinta parte, iniziamo, i poteri sono non fortissimi, ma neanche deboli, ne abbiamo 5, recuperiamo uno di vita ogni volta che casualmente muore qualcuno, quindi casualmente possiamo recuperare uno di vita ogni volta appunto che muore un avversario, i proiettili sono più lenti e altre cose che comunque scopriremo durante. Oh madonna santa, poi ho questo super automatico shotgun e l'arma corpo a corpo che non mi può mai mancare, che però è molto scarsa questa, ma ho comunque voluto averla, Dio mio! E ho avvero anche il teletrasporto per il mio caro personaggio. Dobbiamo provarlo. Oh, vedete? Posso spostare. No, quanta vita c'ha? Ucciderlo a colpi di badilatte qua. Oh, lo scagnozzo di merda. Si fotta la minchia. Oh no, eccolo là, come la due puntate fa. Non mi ingannerai questa volta. Oddio, stare attenti però che. Ok. Questi stronzi dietro di me. Non capisco quando mi colpiscono però. Cioè, a volte mi vedono, non è che non mi vedono, però non sparano. So, ecco, ora mi sparo. Lo ghiaccio che mi fa scivolare. Perfetto, tutta la vita. Mi serve l'Iron, lì Rhino skin, assolutamente. Sticky Launcher, forse prendiamo questo. Ok. Presa, andiamo avanti, attenzione là. Ok, grande, che colpo qua, pro, super pro. Attenzione qui che scivolo io. Tranquillizzati. No, casse! Le ho perse. Vabbè, andiamo avanti. Oh, non fare il furbo tu, lì dietro. Cane di merda! Non prendo quella esperienza perché... Porco Giuda! No! Questo esplode tutto! Esplode tutto! Madonna santa! Muori! Oh porco Giuda! Che è successo? Che cosa sto facendo? Madonna! Esploso tutto! Non sto capendo niente! Sto sparando a casa! Ah! Ah! Uno di vita! No! No! Non voglio morire! Non voglio morire, calma! 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 Calma, detto! Ma chi è che spara, eh? Il cane di merda! Il solito cane di merda! Ma porco Giuda, cane di merda! No! Sono trasformato al punto sbagliato! No, cane di merda! Sì, uno che ha più guadagnato, ma è inutile perché questi qua mi tolgono di più di uno di vita! E qui! Venite, cani! Ah! Ma fa culo! Non venire, se no mi esplodi il culo! Ok, uno è esploso. Un altro è esploso. Tu vai a fare in culo! Sei di merda, vieni qua! Ma chi c'è lì? C'è un rompicazzo!
colpo di colpo, ho 48 del... Vabbè, fa fanculo. Dai, un colpo muoiono tutti e due. Uno e due. Ok, copriamoci. Ok, appiccicato. Tua madre. Appiccicato. Non mi inganni questa volta. Parapapam. Sbagliato. Sbagliato ancora. Sprechiamo colpi. Ok. Da dietro. Fanculizzati. Fanculizzati. Sì, ho recuperato un po' di vita. Fatto! Appiccicatevi! Ah! Ok, schivato. Flare gun, no. Questa non mi piace. È morto? Non è morto. Muori. Ok, no, c'era esperienza lì. Peccato, vabbè. Melee range. Mi serve adesso con la mia arma di merda, però. Almeno non mi faccio avvicinare questi stronzi. Mi sento qualcosa lì. Allora qui c'è il boss, stiamo attenti. Arriverà! Sì, vabbè, ma come si fa? Ma mi è spondato sopra il culo! Cioè, ma porca, moriamo sempre qui, 5-3, non riusciamo a superarlo, però questa volta, cioè, mi è morto davanti, cioè, mi è spawnato davanti, mi è esploso davanti, Cristo santo. Vabbè, anche questa puntata finisce qua, giuro che la prossima arriviamo al sesto livello, ragazzi, ci arriveremo. Grazie a tutti, al prossimo episodio, ciao!